oggi andremo a visitare il negozio Fish OK di Cerignola, dove all'interno di un complesso grandissimo praticamente del Famila c'è appunto la catena Gio Zampetti, che all'interno ha un meraviglioso corner di acquariologia specializzata Fish OK. Io sono Francesco, dai, seguiteci, andiamo a scoprire insieme. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Michele, come stai? Bene, bene. Lui è Michele, lo store manager del punto vendita Gio Zampetti di Cerignola, che è anche il responsabile del reparto di acquariologia Fish OK in questo meraviglioso negozio. Siamo qui per chiederti in particolar modo quelli che sono i quesiti più importanti che vengono effettuati. Ma intanto cosa stavi facendo? Fammi vedere, stavi... cos'è? Niente, sono appena arrivati i pesciolini. Ah, ecco, bene. Abbiamo aperto i polisteroli. Ah, ecco, perfetto. Quindi dal magazzino centrale sono arrivati i carichi di pesciolini, perché nei negozi Fish OK ogni settimana c'è sempre un arrivo con tantissime novità, dei pesci dai quelli più comuni a quelli più semplici, diciamo, anche a quelli più rari. Quindi invito tutti gli appassionati a farsi una passeggiata, anche se magari hanno l'acquario pieno e quant'altro, però non è necessario acquistare, potete anche semplicemente venire a curiosare e a vedere, a riempire il vostro cuore della vostra passione vedendo anche le novità, diciamo, che abbiamo in settimana. Va bene? Senti Michele, allora, qual è un quesito che ti viene posto facilmente, maggiormente? Allora, una delle domande più frequenti dopo l'acquisto dei pesciolini è: Michele, ma come devo alimentarli? C'è un pesciolino piccolino, quanto mangime deve mangiare al giorno? Perfetto Michele, ti ringrazio. Sì, effettivamente questo è uno di quei quesiti che spesso viene posto. Chiaramente adesso andremo un attimo a far vedere con l'aiuto di Michele appunto anche come si fa correttamente un'alimentazione. Innanzitutto vorrei premettere che l'alimentazione deve essere sempre varia, ragazzi, mi raccomando, non diamo solo un tipo di cibo, perché anche un ottimo cibo sarà buonissimo, però magari mangiare pasta asciutta tutti i giorni dopo alla lunga può anche stufare. Quindi in questo caso vi consiglio chiaramente di alternare più varietà di cibo, quindi dal fiocco classico a quello magari ai granuli, a un cibo con immunostimolanti tipo il Tropical Immuno e quant'altro, in modo tale da far sì che l'alimentazione sia varia e i pesci siano sempre incuriositi tutti i giorni. Ma andiamo a vedere esattamente come si fa questo tipo di alimentazione. Quindi, come dicevo, adesso Michele, con l'aiuto di Michele, ci mostrerà come si alimenta correttamente, si alimentano correttamente i pesciolini. È fondamentale fare il boccone del cibo in base alla dimensione dell'occhio. Quindi se un pesciolino ha un occhio, diciamo, di questa dimensione, bisogna sbriciolare il cibo nel modo giusto. Chiaramente nel caso che stiamo utilizzando dei fiocchi, in questo caso il Tropical Flakes, che è un fiocco senza coloranti e additivi aggiunti, va essere sminuzzato il cibo nel modo tale da fare un boccone pari a quella che è la dimensione dell'occhio. Poi, in una modica quantità, ma pochissimo proprio, si va ad alimentare i pesciolini. È chiaro che dopo 5-10 minuti si potrà andare anche a fare un'ulteriore dose, quindi notate la quantità, non bisogna mai eccedere con il cibo, è fondamentale non andare a inquinare la vasca, perché i pesci, sapete ragazzi, sono mangerebbero sempre, quindi in ogni momento della giornata chiaramente loro, se li fate mangiare 10 volte, mangerebbero 10 volte, il loro istinto atavico fa sì che loro si alimenterebbero in continuo. È chiaro, poi noi in base ad ogni varietà, adesso per puro esempio vi abbiamo mostrato come appunto i pesciolini di questa, per esempio, varietà hanno mangiato tutto quanto, quindi adesso notate che hanno completato, a quel punto possiamo andare a dare un altro pizzichetto di cibo. Questo modo corretto farà sì che tutti i pesci si alimentino, magari anche mettendo un po' di cibo in un angolo e in un altro angolo. Ecco, vedete, mettendo in un angolo e poi nell'altro angolo, praticamente tutti quanti i pesciolini molto probabilmente andremo a farli ad alimentare. Vedete che meraviglia, vedete che vivacità questi pesciolini Fish OK. Chiaro che poi oggi per semplicità con Michele abbiamo fatto, diciamo, quello che è
un esempio con un fiocco, però chiaramente esistono tantissime altre varietà in base alla specie, cioè che ne so, se sono pesci vegetariani mettiamo la spirulina, se sono discus andiamo a utilizzare il discus pearl e così via, e ogni varietà potrà essere alimentata nel modo corretto. Allora Michele, niente, io volevo ringraziarti per la tua ospitalità, per averci aiutato a realizzare questo video per gli appassionati del mondo fish hockey e dell'acquariologia in genere, chiaramente, e niente, salutiamo anche, ecco, Annalisa. Ciao Annalisa, grazie anche della tua presenza, del tuo supporto come sempre, e vi ringraziamo anche perché siete sempre numerosissimi. Iscrivendovi al canale, se spuntate la campanella, farete sì che sarete avvertiti ad ogni nostro nuovo video. Grazie ancora, alla prossima!